fatto casseforte. Sono il più bravo scassinatore sulla piazza e quando uno non mi conosce già mi fa girare le palle, capito? Mentre tu non c'eri ho rapinato un fornaio a Salem. E quanto hai fatto? $1.75 e 4 mesi di galera. Non ce n'hai più di mutande, papi, non le trovo. Da qualche parte saranno, ne ho fregato un paio giusto ieri. E dove lo prendi? Al supermercato il bazooka? Oh madonna, tutti i reparti d'artiglieria ce n'hanno uno, lo preghiamo. Un momento, ferma tutto, eh. Tu dici che fai saltare quell'anima di cassaforte con un bazooka. Ma tu c'hai la paralisi infantile al cervello. Io ho preparato i più grossi colpi nel New England negli ultimi 10 anni. Non ho mai fatto un giorno di galera. Beh, vedi, Gio, sul momento non è che mi vada tanto male. Ho della brava gente, siamo tutti amici, l'orario è buono e poi io campo con poco. Maronnaro Carmine, smaneggiano tutta quella grana e la trattano come se fosse monnezza. Non lo sentono il lavoro che fanno e tutti quei soldi che stanno là. Si sentono come prigionieri e io li sento strillare da dentro i muri. Strillano, ehi Toni, vieni a prendere, facci cambiare aria. Ma potrebbero avere qualche sistema elettrico che ti fulmina appena tocchi la porta. Io ci sono stato, l'ho visto che cosa c'hanno. Non c'hanno un cazzo, c'hanno la serratura di ricotta e la lampadina da 75 watt. E se c'hanno il radar? No, t'ho detto che non c'hanno niente. Ma che è sto radar? Da qua in poi si va all'ombrico. All'ombrico? Strisciando. Hai visto mai John Wayne quando facevo festa a Iwo Jima? In caso che ci fotografano a tradimento. Dai, muoviti. Tony, non ci crede nessuno che ce la farai. E chi sarebbe nessuno? Tutti quanti. Quel posto è una fortezza. La vuoi sapere una cosa? Ci ho passato più tempo io in quel posto della gente che ci lavora. Beh, io voto contro. Io ti ho sempre seguito, Tony, non voto contro anch'io. Mettiamo subito una cosa in chiaro. Il tuo voto e il tuo voto non valgono quanto quello mio. C'è il modo giusto, il modo sbagliato e il modo mio. E in questo affare facciamo a modo mio. Mamma mia, tra un po' mi piscio sotto. Beh, in questo caso l'FBI non potrebbe intervenire. Non sono stati rubati i fondi federali, a quanto risulta. Non c'era niente della Guardia Costiera, dei parchi nazionali, del servizio forestale, qualunque cosa. Un sacco conteneva segni dell'associazione ex pompieri. Allora interveniamo. Ma come io non collaboro? Io sul perché quelli portavano le giacche da marinaio. Qual è questa teoria? Beh, secondo me sono scappati in un sottomarino. Perché in un sottomarino uno potrebbe avere l'aria sospetta vestito in abiti borghesi. Io e Tony abbiamo i migliori avvocati del paese, non lo sapete? E ci sono 3 giudici della Corte Suprema che aspettano solo di chiudere il caso in appello. E in conseguenza di questi reati io dispongo che lei sia rinchiuso nel penitenziario di Stato dove rimarrà per 20 anni. Vostro onore, io 20 anni non li posso fare. Beh, lei cominci, poi vediamo.